settima semifinale della categoria giovanissimi Memorial Ivan Bazzu, si affrontano il Budoni e la Montalvo di Siniscola con le squadre nel cerchio di centrocampo agli ordini del signor De Candia, che sarà coadiuvato dagli assistenti Siddi e Coni. Andiamo a darvi lettura di quelle che sono le scelte iniziali dei due tecnici, partendo in questo caso, possiamo dirlo, per dovere di ospitalità dalla Montalvo di Siniscola, allenata da Alessio Murgia, che dispone i suoi secondo il 4-3-3, con il numero 1 c'è Antonio Mulargia in porta, linea a 4 composta da destra a sinistra dal numero 21 Francesco Bomboi, dal numero 6 Cristian Serra, dal numero 19 Alberto Mossa e dal numero 5 Alessandro Lai a orchestrare la manovra davanti alla difesa, il numero 15 Michele Med, degli interni di centrocampo saranno il numero 4 Emanuele Careddu e il numero 7 Jabrawi Ziad, il tridente composto dal centravanti Mattias Tatti, che verrà supportato dagli esterni alti, a destra il numero 13 Francesco Murru e a sinistra il numero 11 Marco Corrias, a disposizione del tecnico originario di Budoni il numero 33 Fabrizio Canu, il numero 14 Luca Fenu, il numero 13 Stefano Manca, il numero 24 Mattia Casaleggio e il numero 25 Salvatore Schiru. Risponde il Budoni di mister Nicola Ruggeri, 4-4-1, questo il modulo scelto dal tecnico di casa. Matteo Carta in porta, gli esterni bassi sono il numero 5 Davide Bomboi e il numero 2 Gabriele Ventroni, difensori centrali Lorenzo Messina e Federico Lisai, i due esterni di centrocampo sono il numero 7 Domenico Marongiu a destra e il numero 11 Giuseppe Tarquini a sinistra. In mezzo al campo agiranno il numero 4 Alessandro Malduca e il numero 8 Marco Brandinu, a sostegno dell'unica punta il numero 9 Nicolo Satta, c'è il numero 10 Giovanni Gallus, 4 i giocatori a disposizione della formazione che nel corso di questo primo tempo attaccherà da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione con un completo completamente nero, il numero 99 Carlo Cau, il numero 80 Emanuele Frontedu, il numero 3 Giuseppe Mulaggia, il numero 70 3 Emanuele Taras. Partita iniziata da una decina di secondi, dunque abbiamo ricordato in apertura prima semifinale della Memorial Ivan Bazzu categoria giovanissimi. Nell'altra semifinale si affronteranno invece il Carbonia e l'Olbia, già decisa la finale giovanissimi in cui si affronteranno la Palma Monte Urpino e Olbia Rossa. E il Budoni che prova a costruire il gioco in mezzo al campo, si abbassa per ricevere il pallone Nicolo Satta, due tempi da 25 minuti in caso di parità saranno i calci di rigore a decidere chi accederà alla finale. Poi via via nel corso della sfida e quando le pause all'interno della stessa ce lo consentiranno andremo a snocciolarvi, andremo a delucidarvi su quello che è stato il cammino delle due squadre all'interno di questo terzo Memorial Ivan Bazzu, iniziato nella giornata di venerdì a Budoni, che oggi si conclude con quelle che sono le fasi finali. Qua prova a ripartire la Montalvo di Alessio Mugia con Mattias Tatti, che viene fermato fallosamente da un avversario. Tutto ciò dà origine al calcio di punizione che la formazione in maglia celeste si appresta a battere. Montalvo di Siniscola arrivata anche con la categoria esordienti a partecipare all'Ivan Bazzu, corsa della formazione più giovane di Alessio Mugia, che si è fermata in semifinale contro la Palma Monte Urpino di mister Oppo. Prova a ripartire il Budoni, si cerca ancora la profondità là dove controlla bene con la suola Nicolo Satta, pallone in profondità a cercare Gallus, ce la cava in qualche maniera la retroguardia della Montalvo, poi il sinistro da fuori di Tarquini, vento contro in questo primo tempo per il Budoni. Eolo che si è reso protagonista in tutta questa giornata da Budoni,
Pallone già rimesso in gioco, eccola l'imbucata per Gallus, uscita rischiosa qui di Mularja. Gallus non trova il tempo per batterlo. Lo scarico all'indietro per Ventroni. Traversone dalla tre quarti, se la cava la retroguardia della Montalvo che prova a ripartire con Corrias, ma è buono il break di Malduca. Però non trova modo né di tirare in porta né di servire un compagno in profondità. Il Budoni a fare la partita in questa fase iniziale con Bomboi che torna giudiziosamente dal suo difensore centrale e capitano Lisai. Ora Tarquini, arriva la sovrapposizione di Ventroni che cerca di ritagliarsi lo spazio per il cross, lo fa andando via un avversario, palla bassa e chiusura di Mossa, difensore centrale della Montalbo. Ha bottonato 4-4-1-1 per il Budoni che però in questi primissimi minuti si sta rendendo decisamente più pericoloso. Anche in questo caso arriva il doppio colpo di testa, primo di Sata, poi l'anticipo qua di Marongiu. Arriva l'irregolarità commessa dall'esterno destro di mister Ruggeri. Calcio di punizione per la Montalbo, si sgola fin dai primi minuti mister Murgia. Siamo nel corso del quinto minuto, il dischetto del rigore, rimessa laterale per la Montalbo. Siamo sulla tre quarti difensiva della formazione di Murgia che non riesce a ripartire in questi primissimi minuti di gara. Ora Satta, ancora a lavorare questo pallone, lato corto dell'area di rigore, libera ancora la Montalbo, spazza via Caredu, colpo di testa di Lisai, spazza via Ziad. Prova a mettere palla a terra, lo fa, ma toccando per ultimo Tarquini, rimessa laterale per la Montalbo, settimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio tra Budoni e Montalbo Siniscola, prima semifinale nel terzo Memorial Ivan Bassi, categoria giovanissimi. Intanto qua parte in posizione regolare Corrias, uscita tempestiva di Carta. Arrivato il taglio, quello che nel basket si definirebbe l'atto debole di Corrias. Stare attenta, retroguardia del Budoni in questo caso è sembrata un po' troppo passiva e ha concesso la profondità alla ripartenza della Montalbo, che qua ora prova finalmente ad alzare i suoi esterni alti in fase di pressione. Fin fuori però molto bene il Budoni, prova ad andare sulla destra con Bomboi. Gallus viene fermato da Serra, altro anticipo importante del centrale della Montalbo. Poi Tarquini va a prolungare per Satta, è partito in posizione regolare, trova una buona coordinazione ma non un angolo sufficiente per battere Mularja, che può bloccare senza troppi problemi questa sfida. Colpo di testa di Lisai, comprensione solo accennata sulla catena di destra tra Bomboi e Marongiu. Recupera palla la Montalbo, la chiusura in fallo laterale di Bomboi. Montalbo che prova dunque ad affacciarsi nella metà campo difensiva del Budoni, il tutto quando siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del primo tempo.
Pallone profondo a cercare Gallus, il movimento di Sata, dare ampiezza, arriva grandi falcata alla sovrapposizione di Ventroni, buca l'anticipo Bombo e allora Ventroni può andare per il traversone. Ancora una volta molto bravo Serra a coprire la falla creata dal compagno. E forse ancora una volta un tocco in più prima del traversone, stavolta da parte di Ventroni. L'ultimo tocco oltretutto è stato di un giocatore del Budoni. Il gioco che riparte con una rimessa dal fondo per la Montalbo Siniscola, batte ancora Mulargia senza saltare col piazzo del destro Malduca. Tarquini recupera palla, la formazione in maglia celeste prova ad andare via in velocità, Murru che viene ben arginato da Malduca, bravo anche nella protezione dell'out. Palla che dunque termina oltre la linea bianca che delimita il terreno di gioco di Budoni, teatro di praticamente quasi tutte le sfide. Questo è un terzo Memorial Ivan Bassu, rimessa laterale già battuta, non controlla, lo fa solo per un attimo Satta, poi prova ad addomesticare questo pallone Brandinu di testa per la Montalbo Omedde. Ecco Satta che viene nella propria metà campo a lavorare il pallone, l'apertura sulla destra per Bombo e si alza però il pressing della Montalbo che in qualche maniera con Corrias recupera il pallone, arriva Ziad, poi Med va in profondità, veniva incontro Tatti, palla che termina docile tra le braccia di Carta. Lisai con personalità da Ventroni, Brandinu rischia sulla pressing della Montalbo che ora dopo un paio di minuti un po' traumatici prendendo confidenza sta provando ad alzare il proprio baricentro, testimonianza di tutto ciò questo rilancio lungo della retroguardia del Budoni, poi prova a prolungare Caredu. Ultimo tocco e il suo, rimessa già battuta dal Budoni con Satta, appoggio all'indietro per Brandinu, l'apertura sulla destra per Marungiu, si torna indietro da Bomboi, si fa vedere, offre una buona linea di passaggio Gallus, poi il tentativo di andare in profondità da Satta di Malduca, recupera palla alla Montalbo, l'apertura con il destro di Murru che non può, per Murru che non può controllare questo pallone che Ventroni osserva prima terminare la propria corsa in fallo laterale e poi rimette in gioco sempre con le mani. Il rilancio dal retrovia, pallone per Tarquini, Satta viene incontro, Gallus si butta dentro, eccolo il pallone per il numero 10 che evita l'uscita di Mulargia, la porta è vuota, Gallus mette questo pallone in mezzo, se la cava in qualche maniera la Montalbo con Mossa che libera i propri 16 metri, ancora Budoni con Tarquini, cerca spazio per il traversone. Finisce per guadagnare un calcio d'angolo, la battuta affidata allo stesso Tarquini, la palla all'indietro per Messina, è uno schema quello del Budoni che voleva coinvolgere entrambi i difensori centrali gettatisi in proiezione offensiva per sfruttare al meglio questa palla inattiva. Ci avviciniamo alla metà di questo primo tempo, altro calcio d'angolo per il Budoni, il pallone che sbuca sul primo palo, il controllo di Satta che protegge il pallone per Gallus che si coordina col sinistro, conclusione troppo strozzata, palla sul fondo, 0-0 tra Budoni e Montalbo Siniscola. Tanto Murgia continua a dare indicazioni ai suoi, entrambi i tecnici che osservano le gesta dei propri ragazzi in piedi davanti alle loro panchine. Ancora Budoni, Marongiu, Gallus prende la fascia centrale, cerca spazio per il sinistro, buona iniziativa qui di Gallus che non riesce però a imprimere sufficiente forza al suo tiro,
Palla lunga, colpo di testa di Ventroni che non si fida, non mette palla per terra. Va di testa non riuscendo a indirizzare il pallone verso il terreno di gioco, pallone che è terminato oltre il campo per destinazione. Ne arriva un altro direttamente dal piede del tecnico del Budoni, Nicola Ruggeri. Budoni ha vinto il girone A con 6 punti battendo la stessa Montalbo con il punteggio di 1-0, dunque squadre che non sono al primo scontro diretto, e poi il Santos per 4-0. Stesso Budoni che prova a ripartire, Montalbo Siniscola che invece nella sua restante partita ha pareggiato con il Santos con il punteggio di 2-2, si è qualificata con un solo punto ai quarti di finale che poi si è aggiudicata battendo nel derby il progetto Siniscola ai calci di rigore. Partita dominata dall'agonismo. Ventroni, Ziad in profondità, prova a mettere un po' d'ordine Malducca, buono qua il lavoro sul pressing di Tatti, poi si va da Tarquini che stringendo la sua posizione apre spazio per l'ennesima sovrapposizione di Ventroni, ancora Budoni con Marongiu. All'indietro Messina che partecipa da difensore centrale alla costruzione del gioco, Gallus al limite, eccolo il pallone per il difensore centrale, la sponda è buona per Satta, l'appoggio all'indietro ancora per il suo numero 32, l'apertura sulla destra per Bombui che si trovava però in posizione irregolare, si alza la bandierina del primo assistente Siddi a segnalare la posizione irregolare di Bombui, il primo assistente Siddi che dirige la gara assieme all'altra bandierina, quella di Coni, al fischietto di De Candia. Rilancio lungo di Mulargia, non tocca Ziad, recupera palla la formazione tutta in nero con Marongiu che va a cercare Satta, spazza via Bomboi, un Bomboi per parte, terzino destro alla Montalbo Siniscola. È il pari ruolo del Budoni che di nome fa Davide. Messina viene toccata da un avversario, collusione del tutto involontaria, incidente già chiarito tra i due senza l'intervento del direttore di gara, rimessa con le mani per la squadra di Ruggeri, la batte Bomboi, recupera palla però la Montalbo, qua va via sullo stretto tattica, però non ha grosso aiuto dai compagni di retrovia, prova a far tutto da solo, mantiene con grinta il possesso di questo pallone, arriva in suo soccorso Corrias, poi libera in qualche maniera il Budoni. Controllo quasi con le terga qui di Careddu. Ora Medde, Montalbo che prova ad affacciarsi con maggiore continuità nella metà campo difensiva del Budoni, però recupera palla con il finora ottimo e propositivo Ventroni. Lisai rischia e perde palla sull'attacco di Murru, poi riguadagna, i due vanno a contatto, non c'è fallo per il direttore di gara, l'ultimo tocco è del capitano del Budoni, calcio d'angolo per la Montalbo, 17° minuto, 0-0 tra Budoni e Montalbo Siniscola. Montalbo che ora al momento porta 4 uomini in zona d'attacco, anzi 5 per questo calcio d'angolo, rimane ben prudente la protezione della propria tre quarti, palla che sbuca in maniera insidiosa, non va troppo lontano dall'impatto Ziad, fuori il Budoni con l'elegante disimpegno di Gallus,
Apertura sulla sinistra a memoria per Tarquini, che si impegna, riesce a tenere questo pallone, poi prova a lanciarsi in profondità dimenticandosi però di un dettaglio non di poco conto, cioè la palla. E allora Montalbo, traversone da destra, il colpo di testa a liberare di Messina, poi rischia qui tantissimo l'altro centrale Lisain, l'anticipo su Tatti, ci poteva stare anche probabilmente il calcio di rigore, non è dello stesso avviso il direttore di gara. Lisain ha perso un po' il controllo del corpo, è finito per travolgere Mattia Tatti che è rimasto a terra, impatto sicuramente non piacevole con uno dei due fisicati difensori centrali del Budoni, tant'è che Tatti è ancora a terra, si rialza però senza necessità dell'intervento dei sanitari della Montalbo. Gioco che è già ripartito dai piedi dell'estremo difensore del Budoni, Carta, che ha scambiato con Lisai, lancio lungo rallentato dal vento, recupera palla la Montalbo con Medde, pallone in profondità dove prova a dialogare i piccoletti dall'attacco della Montalbo, ancora Tatti che è probabilmente ancora frastornato dall'impatto con Lisai, non è particolarmente reattivo ma riesce comunque a guadagnare il corner come ricordato in precedenza. Montalbo che tiene quattro uomini a protezione della propria fase difensiva, due per Gallus e due per Sata, calcio d'angolo sul secondo palo, il colpo di testa di Ziad libera Capitan Lisai che però non riesce a indirizzare il pallone verso il centro del campo, palla che termina in fallo laterale, rimessa per la Montalbo, già battuta da Lai, libera in qualche maniera Brandinu, poi la sponda di Sata che intendeva servire di testa a Zallus, recupera palla il capitano della Montalbo Caridu. L'ultimo tocco è di un giocatore di Murgia, rimessa per il Budoni a batterla, Messina. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo, punteggio che rimane di 0-0, c'è il fischio del direttore di gara a concedere un calcio di punizione alla squadra di casa, fallo subito da Domenico Marongiu. Pallone rimesso in moto da Messina, apertura sulla sinistra, là dove Ventroni può cercare l'imbucata per Sata, il pallonetto di Sata, la palla che rallenta un po' la sua traiettoria fermata dal vento e termina di poco a lato tra una volta Mularja sorpreso nella terra di nessuno, Sata ha provato a sorprenderlo con un pallonetto, Budoni vicino al gol con il suo centravanti al 21esimo minuto. Questo primo tempo, colpo di testa ora di Brandinu, accorsa all'indietro di Ventroni che non evita però il fallo laterale, Montalbo si scola e di fatto si ritrova in zona d'attacco con un semplice rilancio del suo portiere. Con le mani va Francesco Bombui, il traversone da fondo ben letto da Carta, complicato per la Montalbo far male con le palle alte, tanto qua c'è Gallus, 2 contro 2, Gallus va da Sata, palla troppo corta per Serra, Budoni che sta mancando nell'ultimo passaggio nel corso di questo primo tempo che sta per andare in archivio. Colpo di testa di Bombui, va a contatto con Tatti, rimane a terra, si scusa immediatamente per il ritardo dell'intervento il numero 10 della Montalbo. Rimane a terra il terzino destro di mister Ruggeri, che ha a sua disposizione 4 giocatori, tutti dalla cintola in su, l'attaccante Cau, i centrocampisti Frontedu, Mularja e Taras, invece a disposizione per Alessio Murgia i due portieri Canu e Schirru,
centrocampista manca e gli attaccanti Fenu e Casaleggio. Tanto è già pronto a rientrare sul terreno di gioco Bomboi. Restituisce il pallone al Budoni da Montalbo con Careddu. È il numero 2 Ventroni che torna dal suo estremo difensore Carta. Si abbassa per ricevere questo pallone Malduca. Servizio per Sata, si muove Gallus, la palla profonda ancora per il numero 10 del Budoni, ce la cava ancora in qualche maniera la retroguardia della Montalbo con Mossa. Chiedeva con non troppa convinzione un retropassaggio Gallus. All'altra parte traiettoria prolungata dal vento. Questo primo tempo soffia in favore della Montalbo, qua rischia Lisai. Il rilancio va a colpire Murru, una spallata energica del capitano del Budoni, con Murru che rischia anche un po' di farsi male andando all'impatto con la recinzione. Qua cambia idea all'ultimo Ventroni, poi batte questa rimessa laterale. A Montalbo con Medde, va a caricarsi la squadra sulle spalle, portandosi dietro i compagni in pressing. Poi lavora bene questo pallone qui Medde, pallone per Careddu. Ancora Medde, ancora Careddu, il tentativo di imbucata che intendeva servire Tatti. Ultimi secondi di questo primo tempo, punteggio di 0-0, intervento di Lisai, ancora una volta al limite, ma regolare, Malduca, Tarquini, l'ultimo tocco è dello stesso numero 11, altra rimessa laterale per la Montalbo. Per esaurirsi il tempo regolamentare di questo primo tempo, arrivano infatti in questo momento i due fischi di De Candia che mandano Budoni e Montalbo su di scuola a riposo sul punteggio di 0-0. Ricordiamo, prima semifinale del terzo Memorial Ivan Bassu, categoria giovanissimi. Noi ci prendiamo una piccola pausa, giusto il tempo di rifiatare, ci risentiamo per gli ultimi 25 minuti della sfida. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi, italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia. Vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo.
Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto un sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti indimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SBC Summer Village 2019, lo spazio per tutti. Il nostro campo estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi della Sigma in via Castiglione a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con catering di qualità, servizio navetta e addetti alla sicurezza. Ermano Iaci, Mauro Farris, Arianna Melis e Consuelo Scameroni con il loro staff ti aspettano. Ma affrettati, i posti sono limitati. Tutto pronto per il secondo tempo tra Budoni e Montalbo Siniscola, prima semifinale del terzo Memorial Ivan Bazzu per quello che riguarda la categoria giovanissimi. In primo tempo andato in archivio con il punteggio di parità 0-0 tra Budoni e Montalbo Siniscola, un risultato che ha pienamente certificato l'equilibrio palesatosi sul terreno di gioco nel corso dei primi 25 minuti, due tempi di questa durata e poi eventuali calci di rigore per decidere chi tra la formazione di Ruggeri e quella di Alessio Murgia se la vedrà contro la vincente di Carbone e Olbia in quella che sarà la finalissima per quello che riguarda la categoria giovanissimi nel primo pomeriggio. Decise anche le finaliste per quello che riguarda la categoria esordienti, in cui si affronteranno la Palma Monte Urpino e Olbia Rossa. Qua c'è il pallone profondo per il centravanti del Budoni, Niccolò Sata, che nel corso del primo tempo ha ben dialogato con Gallus, ma difettando sempre nell'ultimo passaggio la rifinitura decisiva che avrebbe almeno in un paio di circostanze potuto portare il Budoni in vantaggio, punire un paio di imprecisioni in fase di piazzamento del portiere del Montalbo Mulargia, che proprio in questo momento si accinge a rinviare il pallone con il destro, il colpo di testa di Brandinu. Lui recupera palla, la formazione di Murgia, si alza il pressing del Budoni, ultimo tocco è di un giocatore in maglia nera, gioco momentaneamente fermo perché ha subito un colpo sulla testa, il numero 4 della Montalbo Careddu. Pallone che la Montalbo restituisce al Budoni, ora prova a costruire un'azione offensiva ripartendo dal destro di Matteo Carta. Palla qua imprecisa per Messina, rimessa laterale per la Montalbo, tanto ci pare di scorgere un piccolo cambiamento tattico per quello che riguarda la formazione di Ruggeri, che pare aver spostato in posizione di terzino Lorenzo Messina, mettendo al suo posto in mezzo alla difesa Davide Bomboi. Dunque scambio tra esterno basso destro e difensore centrale Bomboi, che nel corso del primo tempo aveva subito un colpo, chissà che non siano proprio le condizioni fisiche del numero 5 a determinare il suo spostamento in una zona più consona alla sua condizione fisica. Tanto questa bella palla in profondità per Tarquini, stavolta Mulargia legge bene, si allunga e anticipa l'esterno alto di 4-4-2 o 4-4-1-1, che dir si voglia. Questo l'atteggiamento tattico scelto da Ruggeri per tentare l'approdo alla finale. Tanto prova a lanciare la sua velocità a Marungiolo, ottima chiusura in copertura di un difensore centrale della Montalbo di Siniscola. Abbiamo accennato al paio di palle gol potenziali avute dal Budoni nel corso del primo tempo. In quelle circostanze sempre bravi i difensori centrali ad allargare la loro posizione per evitare guai peggiori. Tanto cross in mezzo a cercare Satta, sicuro ancora una volta Marungiu, la cui prestazione va pian piano crescendo col passare dei minuti. Malduca
apre a sinistra dove Ventroni ha un po' di campo per andare, molto propositivo all'esterno basso mancino della formazione gallurese. Ora ragiona con Gallus, Messina da Bomboi all'indietro per Carta, un Talbo Siniscola che ha alzato la proprio pressing soprattutto nella fase finale di primo tempo, creando qualche piccolo problema in fase di costruzione, così come ora provano a fare Tarquini e Gallus, costringendo al rilancio lungo Serra, almeno una chiusura fondamentale nel corso del primo tempo, rimessa in zona d'attacco per Ventroni. Pallone che sfila, viene fatto saltare inizialmente in maniera un po' pericolosa da Serra. Sata non troppo convinto, non accende al pressing, anche perché forse è conscio del fatto che l'ultimo tocco è arrivato da un giocatore avversario, motivo per cui il gioco riprenderà dalla bandierina calcio d'angolo per il Budoni, la cui battuta è affidata al numero 7 Marungiu. Viene incontro per ricevere Gallus, Marongiu sceglie il traversone in mezzo alla palla che sbuca, là dove Satta, dopo il tocco di Lisai, non riesce a indirizzare verso la porta di Mulargia, nell'esatta via di mezzo tra il colpire con i piedi e con la testa, posizione sempre complicata. Satta non è riuscito a trovare una conclusione che verosimilmente sarebbe stata vincente qualora avesse centrato lo specchio della porta. Rassata qua lavora con mestiere, finisce per commettere fallo su Serra, bravo anche lui in questo caso a far vedere bene il contatto al direttore di gara. Tanto arriva il primo cambio per quello che riguarda la Montalbo Siniscola, sta entrando il numero 24 Matteo Casaleggio, un attaccante, gli cede il posto Marco Corrias. Dunque attaccante per attaccante, non dovrebbe cambiare niente nello scacchiere tattico di mister Alessio Murgia. Prova il Budoni con Marongiu, pasticcia un po' il numero 14 Feno, anche lui nuovo entrato, cambio arrivato nel corso dell'intervallo che ci siamo colpevolmente persi. Pallone profondo, colpo di testa a liberare di Bomboi, poi il duello tra numeri 4, vede protagonisti Malduca e Careddu. Palla profonda ora per Gallus, che può andare uno contro uno, prende la fascia centrale, ancora Gallus, servizio per Tarquini, palla un pelo profonda, Tarquini ci deve impegnare per tenerla in campo e ci riesce, poi sterza su un avversario, cross basso sul primo palo, non c'è nessuno, allora libera la Montalbo con Casaleggio che tocca il primo pallone della sua partita, poi il tentativo da distanza proibitiva di Ventroni, tutto facile. Ancora per Mulargia, ottavo minuto nel corso del secondo tempo, Budoni 0, Montalbo Siniscola 0, mentre è pronto a fianco a mister Ruggeri il numero 3 Giuseppe Mulargia. Marongiu, movimento propositivo di Messina, va via solo per un attimo a Lai, ancora Messina cerca spazio per il traversone, il pallone a rimorchio per Marongiu, se la cava ancora la Montalbo, in anticipo Ventroni, costretto ad arretrare il proprio raggio d'azione Tarquini, scaricando l'indietro per Lisai, ecco Bomboi, c'è un po' di spazio sul fronte destro, allora Montalbo fa un po' di fatica a scivolare da un fronte all'altro nel campo, prova a inserirsi Marongiu, area di rigore per il 7, c'era sul secondo palo Satta, provato la conclusione direttamente in porta Marongiu. Campo visivo ristretto dalla voglia di essere decisivi, una palla bassa, sarebbe probabilmente stato più opportuno servire Satta, tutto facile dalla nostra postazione. Dunque entra Mulargia nel Budoni, come preannunciato esce il numero 11
Tarquini, mentre c'è un giocatore della Montalbo a terra. Tre giorni a ritmi intensissimi per tutti i protagonisti di questo torneo. Ricordiamo, terzo memorial dedicato a Ivan Bazzu. Categorie esordienti e giovanissime si sono alternate sul terreno di gioco di Budoni. A seguire l'altra semifinale che vedrà protagoniste Carbonia e Olbia, con la possibilità per i bianchi di portare due delle tre squadre presentatisi ai nastri di partenza alle rispettive finali. Scalpo di prestigio per l'Olbia Rossa per quello che riguarda la categoria esordienti, eliminato il Cagliari nella seconda semifinale della categoria esordienti. A decidere la partita il gol del numero 17, Daniel Dejan. Intanto abbandona il terreno di gioco il giocatore della Montalbo infortunatosi. Dovrebbe trattarsi del numero 19, Alberto Mossa. Arriva il cambio con Murgia e percorre di fatto metà campo per sincerarsi delle condizioni del suo ragazzo e per evitare di rimanere in 10 anche per un solo secondo. Sceglie subito il cambio. E al posto dunque dell'infortunato col numero 19 Alberto Mossa entra Stefano Manca con il numero 23. Vediamo un po' come si disporrà ora la formazione di Alessio Murgia, dato che da distinta Stefano Manca dovrebbe essere un centrocampista se si rimarrà col 4-3-3. Verosimilmente un centrocampista andrà a fare il difensore centrale. Vedremo se il Budoni riuscirà ad approfittare di tutto ciò o se la Montalbo sarà più brava, con un po' più tecnica, a costruire meglio la propria azione. Intanto spazza via il numero 19, no, Mossa si è infortunato, non si trattava di Mossa, pallone che comunque ora vola fino al fischio di De Cande, concede un calcio di punizione alla Montalbo Siniscola. Ricordiamo quella che è la terna arbitrale di questa prima semifinale categoria giovanissimi, arbitro De Cande, assistenti numero 1 Siddi e numero 2 Coni. Direzione piuttosto semplice, agevolata dal fair play mostrato molto più sul campo dai giocatori che talvolta dagli avventori sulle tribune. Satta ci va in profondità a cercare Gallus, l'ottima chiusura qui di Careddu, sembra essersi abbassato lui in posizione di difensore centrale a fare compagnia a Serra. Chiusura in fallo laterale qua di Alessandro Lai, e Budoni che può andare a rimettere palla in gioco con le mani, lo fa il numero 32 Messina. Rimessa con le mani immediatamente bissata al 13° minuto nel corso del secondo tempo. Piccoli passi, si avvicinano i calci di rigore, non sono previsti supplementari dopo i 25 minuti cada tempo previsti dal regolamento. In caso di parità saranno 5 penalty per parte, scegliere la prima finalista. Apertura a sinistra, là dove arriva Ventroni, si accentra il numero 2, area di rigore è ancora forse un po' troppo vuota, riempita dal solo Satta, vita facile la retroguardia della Montalbo, ma Budoni che riconquista palla nella metà campo offensiva, salvo poi regalarla alla Montalbo con Careddu che cerca la profondità là dove Casaleggio si ritrova a fare battaglia fisica con Lisai, non di certo il cliente migliore da affrontare duelli di questo tipo. Tanto qua sguscia in qualche maniera Mularja, cerca
il varco per mettere il pallone in mezzo, cross basso sporcato e deviato in angolo da Careddu, calcio d'angolo per il Budoni, che ora verosimilmente porterà le proprie torri a provare a far male, squadra decisamente più fisicata del Budoni, ancora non è riuscita però a far valere il maggiore tonnellaggio. Calcio d'angolo affidato al mancino di Satta, c'è Satta in mezzo, dovrebbe essere Gallus il numero 10, eccolo il cross tagliato, traiettoria portata sul fondo dal vento. Ancora una volta Budoni che non sfrutta il tiro della bandierina, era proprio Gallus ad aver rimesso in gioco il pallone, non Satta come detto in prima battuta. Eccolo Satta qui invece anticipato da Serra, poi Zaid. Budoni la sembra un po' più convinto, la Montalvo fa un po' più fatica a ripartire, palla profonda a cercare Marungiu che prova a calciare addosso a Bomboi, che anche con un po' di fortuna evita il corner, salvo poi concedere pochi metri indietro. La rimessa laterale che viene già battuta da Ventroni, spazza via non bene Careddu, la palla nella disponibilità di Gallus, l'appoggio per il numero 3 Mularja, se la cava ancora una volta la Montalvo. Dunque a meno di 10 minuti dai calci di rigore, sempre 0-0 tra Budoni e Montalvo Siniscola. Senza troppa fretta Antonio Mularja si appresta a rimettere in gioco il pallone, anticipo di Mularja, Gallus desiste, conscio dell'impossibilità di raggiungere il pallone. Sfera stessa che viene recuperata da Alessandro Lai, le due squadre sembrano un po' tirare il fiato, talvolta in questi casi la paura di subire un gol che potrebbe essere decisivo alla meglio, si va avanti quasi secondo un tacito accordo fino ai penalti, ma discorso ampiamente prematuro dato che mancano ancora poco meno di 9 minuti al termine, anche se la percezione pare questa. Malducca, Messina, profondo da Satta, il controllo del numero 9, prova ad andare via sullo stretto, è bravo però a rimanere con lui Bomboi. Ruggeri non gradisce Bomboi, Gallus, messa laterale per la Montalvo, si porta sul punto di battuta il numero 5 Lai. Budoni però ha già riconquistato il pallone profondo di Gallus a cercare Marungiu, ultimo tocco della numero 4 Careddu, buona qua la copertura difensiva di quello che dopo l'infortunio di Alberto Mossa è diventato il difensore centrale, uno dei due difensori centrali della squadra di Alessio Murgia. Ancora Budoni con Bomboi, ora Brandino prova il sinistro da fuori, Mularja valuta bene il rimbalzo, tra una volta blocca senza problemi, va a prolungare Fenu, pallone per Casaleggio che si ferma, aspetta l'arrivo del suo numero 14, siamo sul lato corto dell'area di rigore, finta il cross, rientra Fenu, lo scarico all'indietro per il cross da destra del numero 21 Bomboi, libera il Budoni, poi Satta viene anticipato da Serra, buca l'intervento Ventroni, Casaleggio anticipato da Lisai, mette ordine Malducca, ancora però Montalvo solo per un attimo, ecco Mularja in verticale per Satta, cicca l'intervento Serra, di fatto regala
una chance da calcio d'angolo al Budoni, 19esimo in corso, 6 abbondanti più eventuale recupero ai calci di rigore, prima semifinale del terzo Memorial Ivan Bazzu, categoria giovanissimi a seguire, Carbonia Olbia per stabilire la seconda finalista. Eccoli i centimetri, i chili del Budoni nell'area di rigore della Montalbo. Battuta corta, Montalbo è distratta, cross basso, se la cava in qualche maniera a Serra. Budoni che sceglie la palla bassa, non l'ha sicuramente presa bene l'Isai, che si muove ora dal limite dell'area, palla che arriva nella disponibilità del numero 5 Davide Bombui, altra conclusione sporcata dalla difesa della formazione di Siniscola, è terzo corner consecutivo per il Budoni e prova l'assalto finale. Ancora Gallus, palla che sbuca sul primo palo, prova a girarsi, ancora Bomboi, poi Gallus a eludere l'intervento di un avversario, la palla ancora per Bomboi, l'anticipo puntuale di Cristian Serra, poi non esce la Montalbo, conclusione deviata, chiede il calcio di rigore il Budoni. Arrivato il tiro dal limite di Brandinu, deviato da un avversario, altro corner per il Budoni. Continua a collezionare tiri dalla bandierina, ancora Gallus, palla che sbuca, Lisai ancora per Brandinu, non riesce però a tirare verso la porta, poi il pressing di Lisai non consente alla Montalbo di ripartire. Lisai lavora questo pallone con la suola, lo protegge dall'attacco di un avversario, poi torna all'indietro là dove Ventroni fa la stessa cosa, ripartendo dalla propria tre quarti difensiva e dal proprio estremo difensore Carta, con una brutta palla si fa male un giocatore del Budoni. Vediamo un po' se l'arbitro fermerà il gioco, non lo ferma l'arbitro, così come da regolamento ci pensa il numero 24 Casaleggio della Montalbo a mettere palla in fallo laterale, dunque rimane a terra un giocatore del Budoni. Ci sarà almeno un minutino da recuperare, crampi anche per lui, dunque niente di particolarmente serio per fortuna. Intanto Murgia è praticamente in campo, provare a dare forza ai propri ragazzi per resistere agli assalti di un Budoni che ha sì forse leggermente tenuto il predominio del gioco, ma che poi non ha costruito occasioni di chissà che entità. Uno 0-0 che ci sta per quello che è stato lo sviluppo di questa seconda, di questa prima semifinale. Per quello che riguarda la categoria giovanissimi, si riparte dalla palla a 2, Budoni che restituisce palla alla Montalbo con Mularja che non si fida, fa sfilare, andrà a rilanciare con il destro, 22-30. Mularja conta i passi, il rilancio lungo, la palla che sfila, poi Bomboi prova ad addomesticarla, Gallus con mestiere se la cava su Bomboi, non sul sull'ai, scusate, non sul puntuale Caredu, ma c'è l'ennesimo tiro dalla bandierina, anzi no, si tratta di una rimessa con le mani in zona d'attacco per la formazione di Ruggeri, sfruttata non nel migliore dei modi, ma la Montalbo concede un'altra occasione, si impegna per mantenere vivo il possesso Satta. Ventroni sterza su un avversario, ne salta un secondo, ne salta anche un terzo, Ventroni cross con il sinistro, bella palla qui del numero 2, se la cava ancora una volta la Montalbo che ora può provare la ripartenza con Casaleggio, potenziale 3 contro 2, anche se sta rientrando bene la difesa del Budoni, ma grande falcata di Casaleggio che guadagna l'area di rigore, prova il tiro sul primo palo, la respinta di Matteo Carta, provato a fare male
in zona Cesarini, la Montalbo con Mattia Casaleggio, arrivato un po' a corto di fiato al momento del tiro in porta. Carta è intervenuta in due tempi e ha evitato il colpaccio della Montalbo. Eccolo il pallone per Casaleggio, toccato da Lisai, non c'è fallo nonostante le proteste di mister Murgia. Brandinu, Satta, anticipa Medde. Allora ancora Montalbo, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco regolamentare, guadagna un ottimo calcio di punizione Ziad. Dunque la Montalbo si può giocare una delle ultime chance per portare a casa la finale senza dover passare dalla lotteria dei calci di rigore. Questo pallone che potrebbe venire scodellato all'interno della tre quarti difensiva del Budoni, che si abbassa per 8 decimi nella sua integrità di movimento. Punizione battuta male, riparte la squadra in maglia nera. Altro ottimo anticipo di Careddu, che come abbiamo già ricordato è stato abbassato nella posizione di difensore centrale dopo l'infortunio occorso ad Alberto Mossa, si è disimpegnato in maniera decisamente egregia. Ancora la profondità a cercare Casaleggio, poi Messina profondo da Satta, 4 contro 1, Satta aspetta arrivo di un compagno, spallata regolare di Careddu, ancora una volta con mestiere il capitano della Montalbo, 25 abbondanti. Con De Candia potrebbe fischiare da un momento all'altro mandando le due squadre ai calci di rigore. Il rilancio di Mularja, lancia lungo Careddu, si abbassa Casaleggio, rischia sul pressing di Brandinu. Ziad perde palla, la recupera Marongiu, la contro recupera Fenu. Arriva il fischio del direttore di gara, c'è un calcio di punizione per il Budoni. Un minuto di recupero e è quasi andato via. Ultima speranza del Budoni affidata a Messina, che prova praticamente una sorta di tiro in porta. Blocca e si accartoccia Mularja a congelare lo 0-0 tra Budoni e Montalbo Siniscola. Messa laterale per il Budoni, ancora chance per la squadra di Ruggeri. Recupera Malduca che prova ad andare via a due avversari. Malduca guadagna l'area di rigore, vince un rimpallo. Ancora Malduca, attenzione all'appoggio all'indietro. Il tentativo col sinistro, conclusione deviata. Calcio d'angolo per il Budoni. Tiro provato dal neo entrato Giuseppe Mularja, esterno destro di centrocampo della squadra di Ruggeri. Siamo quasi al 28esimo. Calcio d'angolo, palla sul secondo palo, il colpo di testa, la palla che rimane lì, la Montalbo se la cava ancora una volta, poi a spazzare definitivamente è il numero 10 Tatti, la prova a ripartire anche in contropiede, la Montalbo Siniscola che ha rischiato tantissimo sugli sviluppi di questo corner, se non abbiamo visto male è stato Bomboi a provare la conclusione dalle parti di Mularja. Tanto De Candia ha dimenticato l'orologio, anche se continua a guardare il polso. Eccoli qua, e tre fischi di De Candia, finisce 0-0 tra Budoni e Montalbo Siniscola. E dunque in contraddizione con quello che abbiamo detto fino a questo momento, due tempi supplementari, 10 minuti per tempo per decidere chi tra Budoni e Montalbo Siniscola andrà in finale nel terzo Memorial Ivan Bazzo. Per quello che riguarda la categoria giovanissima, noi ci prendiamo 2 minuti e poi torniamo per i tempi supplementari. Due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno.
Tutto pronto per i tempi supplementari tra Budoni e Montalbo Siniscola, prima semifinale del terzo Memorial Ivan Bazzu, categoria giovanissimi. Non sono dunque bastati 50 minuti abbondanti alla squadra di Ruggeri e a quella di Alessio Murgia per superarsi e trovare un posto in finale contro la vincente di Carbonia e Olbia, che si affronteranno non appena si concluderà questa prima semifinale, gioco ripartito da qualche secondo grazie al fischio del signor De Candia, che sta dirigendo la sfida, coadiuvato dagli assistenti Siddi e Coni. Dicevamo, supremazia territoriale del Budoni, che però non è riuscita spesso nell'ultimo passaggio, spesso nel classico centesimo che serve a fare il dollaro e dunque a portarsi in vantaggio e regalarsi la finale. Dunque ancora 20 minuti di calcio per stabilire chi sarà la prima finalista. Tanto Gallus prova il tiro col sinistro da fuori, non trova sufficiente potenza. Mularja, che come già ricordato nel corso del secondo tempo è cresciuto nel suo rendimento col passare dei minuti, ancora una volta vita facile e non ha alcun problema a bloccare il tiro del numero 10 del Budoni, che sta agendo alle spalle dell'unica punta salta nel 4-4-1-1 scelto da Ruggeri. Qua ancora una volta una incursione offensiva di Lorenzo Messina, talvolta ha partecipato alla costruzione della manovra. Qua il buon anticipo di Ventroni, tanto che deve anche dribblare Marongiu, suo compagno di squadra. Poi l'anticipo di Bomboi, un po' scordinato ma regolare ed efficace. Mularja porta a palla il numero 3, prova il pallonetto Mularja, una traiettoria che stava per beffare l'omonimo Antonio. Passo indietro della portiera della Montalbo, Budoni subito vicina al gol in questi primi istanti di primo tempo supplementare. Tiro da fuori di Giuseppe Mularja, nonostante il vento contro, ha trovato una traiettoria che stava per beffare il portiere della squadra allenata da Alessio Murgia. Abbiamo ricordato nel corso dei tempi regolamentari di quanto queste squadre si siano affrontate anche nei gironi eliminatori. Recupera palla il Budoni con Messina, cerca spazio per il tiro, forte ma centrale, ancora attento Mularja. Budoni sembra ancora più convinto. Mularja a lungo, colpo di testa di Bomboi a favorire la presa dell'altro portiere Carta. Ora sempre Bomboi, Messina, palla profonda a Careddu, valuta male in uno dei primi errori della sua partita. Gallus va via in velocità, ancora Careddu con mestiere, arriva alla fine il fallo di Careddu. Gallus che è andato via in velocità sull'out di destra, Careddu ha provato a contenerlo nonostante una ottima vigoria, non è riuscito a fermarlo se non in maniera fallosa. Calcio di punizione per il Budoni affidato al destro di Lorenzo Messina, quarto minuto del primo tempo supplementare, due tempi da 10 minuti, questo prevede il regolamento. Se dovesse permanere il punteggio di parità saranno allora i calci di rigore a decidere chi sarà la prima finalista. Calcio di punizione di Messina, palla corta che sbuca sul primo palo, tutto regolare, Satta si gira, ce la cava ancora in qualche maniera Mularja. La difesa della Montalbo che aveva colpevolmente dormicchiato un po' troppo su questo calcio di punizione battuto da Messina sul primo palo. Tanto Ziad, senza troppo costrutto, palla in out con le mani Messina, prova a pettinare il pallone con la suola Tatti, prova a spezzare il raddoppio del Budoni portato da Malduca e Mularja, che a giudizio del signor De Candia
è irregolare. Commissione è già battuta dalla Montalbo, libera la retroguardia, la formazione tutta in nero, mare un giù, tunnel ai danni di Fenu, avvia il numero 7, poi subisce fallo. Punizione interessante ancora per il destro di Messina. È rimasto a terra dopo l'ottima giocata Domenico Marungiu, che è partito di fatto dalla linea mediana in posizione decentrata, è andato via con un tunnel al diretto avversario e poi si è visto steso calcio di punizione a 25 metri scarsi rispetto alla porta difesa da Mulargia. Abbiamo scollinato oltre metà del primo tempo supplementare, 5:30. Sul cronometro tutto pronto per Messina, fischia l'arbitro, parte Messina, prova a far girare il destro, palla che non si abbassa, che termina ben oltre il vecchio campo per destinazione, messa dal fondo per la Montalbo con Antonio Mulargia, pronto a rimettere la sfera in gioco. Satta non controlla, recupera Bomboi per la Montalbo, prova ad andare sulla verticale, pallone che poi dopo un rimpallo termina la disponibilità di Manca, recupera ancora però il Budon, il pallone per Gallus che addomestica con il sinistro, finta di andare da Satta, poi prende la fascia centrale, ancora Gallus, si coordina per il sinistro, calcia su un avversario, sempre il 10, scarico all'indietro per Messina, ancora Gallus, stavolta sbaglia il controllo. Uno dei migliori in campo, il numero 10 del Budoni, al pari del difensore centrale, capitano della Montalbo, Emanuele Careddu. Questi i nostri personalissimi MVP di questa prima semifinale. Terzo Memorial Ivan Bazzu, categoria giovanissimi. Manone che sbuca dalle parti di Satta, pulisce Careddu. Colpo di testa di Lisai, allora che non va più giù, Ziad, ancora Lisai, ancora di testa, e palla in fallo laterale, dunque dopo una primissima parte di primo tempo supplementare affrontata dal Budoni con grande veemenza, ora Montalbo sembra di nuovo aver preso le misure dal punto di vista difensivo. Casaleggio, Mulargia, chiamava palla Messina, sceglie la palla ancora più facile con poco rischio per carta. Gallus qua valuta male il rimbalzo, pallone ora tra i piedi di Malduca, apertura sulla destra là dove arriva il lancio lungo di Messina che trova lo spazio per servire un compagno, spezza il raddoppio Marungiu, ancora Marungiu, limite dell'area, movimento di Gallus, colto in leggero controtempo, altra buona giocata di Marungiu, soprattutto nella seconda parte di gara, ho detto la sua, ho fatto vedere un paio di giocate decisamente interessanti, ma il problema del Budoni nel corso di questa prima semifinale resta sempre il gol. Rilancia Mulargia, lascia sfilare Messina, si abbassa Bomboi, pressing di Casaleggio, Bomboi va da carta di prima intenzione a cambiare fronte, là dove Marungiu ancora una volta va via, stavolta Manca, si accentra il numero 7, cerca il pallone per Gallus, poi Lisai, Marungiu non controlla, Gallus più reattivo, la lascia al 10, Satta, ancora Gallus,
vertice dell'area di rigore, il cross a rimorchio, palla intelligente per Mulargia che non riesce però a coordinarsi per la battuta, il pallone ancora tra i piedi del 3 che finisce per guadagnarsi il calcio di punizione, il fallo di Alessandro Lai. Siamo al praticamente all'11esimo, dovrebbe essere scaduto il tempo regolamentare, ultima chance, questo primo supplementare, batte Messina, la palla che sbuca sul primo palo, Mularge ha centrato dalla conclusione di un avversario, Budoni che chiude il primo tempo supplementare andando ancora una volta vicino al gol, primo tempo supplementare che finisce sul punteggio di 0-0. Inizia in questo momento il secondo tempo supplementare, Budoni e Montalbo Siniscola di fronte per un posto in finale al terzo Memorial Ivan Bazzu, categoria giovanissimi, ultimi 10 minuti, squadre che non sono riuscite a superarsi nei precedenti 60, anche se era il Budoni nell'extra time ha legittimato quella che è stata la sua superiorità proprio nei secondi finali, la più ghiotta delle occasioni per passare in vantaggio al termine di un batti e ribatti. Il portiere Mularge si è di fatto visto centrare, colpire da un tiro di un giocatore avversario senza voler nulla togliere alla prestazione del portiere della Montalbo, che è riuscito in maniera quasi eroica talvolta a mantenere la propria porta blindata. Budoni continua ad attaccare, la Montalbo affida le proprie ripartenze al solo Casaleggio, ha provato a impensierire con un tiro dal primo palo, un tiro sul primo palo arrivato dal limite dell'area il portiere Carta, in una delle rare occasioni in cui la Montalbo ha provato a pungere nelle parti della porta della squadra di Ruggeri. Il tiro fiacco di Brandino, Mularge blocca. Dunque ancora 8 minuti circa, poi saranno calci di rigore, ragazzi provati anche dal punto di vista fisico, abbiamo visto nel corso del pomeriggio anche a terra vittime di crampi, sono stati 3 giorni all'insegna sì del divertimento dello sport, ma ritmi decisamente vorticosi, e anche i muscoli, per quanto giovani dei ragazzi, ne hanno risentito. Intanto rimessa per la Montalbo, battuta da Bomboi, pallone profondo a cercare Casaleggio, controlla il fallo laterale Capitan Lisai, ma c'è stato un ultimo tocco di un giocatore del Budoni, gioco che riprenderà con un altro fallo laterale sempre affidato a Bomboi, che non trova però compagni da servire, il rimpallo non premia Luca Fenu, messa già battuta dal Budoni con Satta, Ventroni ancora con le mani, verticale da Marungiu, va a contatto con Serra, nuova rimessa, per la Montalbo, Ventroni, porta a palla il numero 2, ancora Budoni con Brandino, ora Marungiu, cambia gioco, controllo problematico, il compagno posizionato sul lato opposto che poi rimane a terra vittima di un intervento giudicato però regolare dal direttore di gara De Candia, che dirige coadiuvato dagli assistenti Siddi e Coni. Tanto di nuovo un uomo a terra, ne approfitta per rifiatare tra gli altri anche il numero 14 della Montalbo, Luca Fenu, si gioca poco,
questo secondo tempo supplementare. Punteggio che rimane sullo 0-0 a seguire la seconda semifinale in cui si affronteranno Carbonia e Olbia, programma che poi si ultimerà con la finale esordienti tra la Palma Monte Urpino e Olbia Rossa e logicamente la finale per quello che riguarda la categoria giovanissimi in cui si affronteranno la vincente di questa sfida è quella e di quella tra Carbonia e Olbia. Intanto il gioco è ripreso sul sintetico di Budoni, c'è un cambio proprio per mister Nicola Ruggeri, esce il numero 9 Nicolò Satta ed entra il numero 99 Carlo Cau, attaccante per attaccante. Ruggeri non si sbilancia, non arretra, cross in mezzo anticipato Marongiu, tra rimessa in zona d'attacco per il Budoni, eccolo il primo pallone toccato da Cau, lo mette subito dentro, spazza via Fenu, Montalbo fatica a uscire dal proprio quarto difensivo, poi Messina termina a terra, finta di Cau che manda a vuoto un avversario, poi il cross da destra, non c'è nessuno sul secondo palo. Se non è cambiato nulla dal punto di vista tattico dovrebbe essere Carlo Cau il terminale offensivo principe di questi ultimi minuti di partita. Carlo Cau che però aveva tentato il cross da destra, tanto il gioco è nuovamente fermo perché un altro giocatore del Budoni è a terra, tempo effettivo decisamente basso in questa prima semifinale. Le squadre che si stanno stancamente trascinando verso i calci di rigore. Intanto continua a soffiare fortissimo il vento qui a Budoni, così come potete vedere grazie alle nostre immagini offerte da Alberto Tosini. Intanto Murgia in panchina richiama i suoi a una maggiore concentrazione, la garra di mister Murgia. Si riparte dal piede di Mulargia, lancio lungo a cercare Casaleggio, legge male qua la difesa del Budoni, Casaleggio ha un po' di campo per andare ma finisce per scegliere il lato sbagliato e farsi fermare da Lisai. Mulargia sulla verticale intendeva servire Gallus, chiusura di Ziad, 7.30. Cau libera Careddu, ancora Budoni e ancora Careddu, Casaleggio domestica il pallone con l'aiuto del braccio, punizione già battuta da Lisai, Panera un po' troppo frettolosa, arriva però Gallus, ci gioca per il vantaggio, quel fallo dello stesso Gallus, poi Ziad, l'anticipo duro di Lisai, ancora a terra, oramai sono più giocatori a terra che quelli in piedi, ne sono tre della Montalbo. Solo uno oltretutto vittima di un colpo, l'altro vittima di crampi e l'altro si è già rialzato. Si rialzano un po' tutti, condizioni fisiche precarie. Batte la punizione Careddu, profondo da Casaleggio, contenuto da Lisai. Ventroni di testa Careddu, ancora Gallus a duello con Careddu, attenzione al Budoni con Marongiu, guadagna l'area di rigore, la palla a rimorchio per Cau con la suola, rischia il contatto, calcio di rigore per il Budoni,
Rigore per il Budoni, è finito a terra Carlo Cau, è proprio il neo entrato. A regalare la più ghiotta delle palle gol al Budoni, siamo al decimo minuto. Rigore per il Budoni, atterramento subito da Carlo Cau. E dunque sul destro di Lorenzo Messina la possibilità di evitare con un rigore. Montalbo che prova a buttare il cuore oltre l'ostacolo gettando palla nella metà campo del Budoni, ma lo fa logicamente con poco costrutto visti i tempi stretti. Altro giocatore a terra. Tra in campo mister Ruggeri. Dovrebbe essere proprio il numero 32 Messina. Se non andiamo errati, giocatore che è rimasto a terra. Undici e trenta sul cronometro del secondo tempo supplementare, il Budoni che aspetta solo il fischio finale. Per festeggiare la qualificazione alla finale, là dove potrebbe affrontare la vincente la sfida tra Carbonia e Olbia. Tanto è pronto il cambio, non appena di fatto ci darà le spalle saremo in grado di confermarvi il nome del giocatore infortunato, anche se ci sembra essere il numero 32 Lorenzo Messina, quello che è di fatto il match winner della sfida. Si tratta proprio di lui, entra il numero 73 Emanuele Taras. Si gioca ancora 12 e 30, ancora Budoni che la vuole chiudere con Marungiu. Va ancora Cau a fare la guerra nonostante la fisicità non di certo imponente di cui dispone, è stato proprio lui a procurare il penalty che sta indirizzando questa semifinale. Il rilancio lungo di Mulargia. Ziad mette palla in avanti, c'è un intervento in netto ritardo qua di un giocatore del Budoni. Calcio di punizione per la Montalbo, francamente complicato raccontarvi queste fasi di gioco, anche per noi. Poco calcio, tanti calci, tanti crampi. Praticamente abbiamo giocato quasi un supplementare e mezzo. Prova la Montalbo, tutta palla in area di rigore. Libera proprio il neo entrato Taras. Arriva il gioco pericoloso qua di Tatti. E punizione per il Budoni. Si gioca ancora.
Battere la punizione Lisai, profondo ancora a cercare Cau. Ultimo tocco dovrebbe essere il suo. Così è. Va a accelerare i tempi della rimessa in gioco Lai, che poi lascia la battuta a Serra. Ci va sulla verticale laddove però non c'è nessun compagno pronto a ricercare il pallone. Fischia tre volte il signor De Candia, dunque finisce la prima semifinale del terzo memoriale Ivan Bassu, categoria giovanissimi, Bigoni 1, Montalbo Siniscola 0. Decide il rigore proprio all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare di Lorenzo Messina. La vincente di Carboni e Olbia sarà la squadra che affronterà il Budoni in finale, dunque per l'ultima volta. Budoni 1, Montalbo Siniscola 0, squadra di Ruggeri in finale. Ci risentiamo per le altre partite del terzo memoriale Ivan Bassu. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.